big match più per merito della Fiorentina, visto che è capolista, e non casualmente, perché è l'unica squadra che ha neanche avuto il predominio in quasi tutte le partite che ha fatto, l'ha letteralmente dominata. Noi abbiamo ancora una classifica intermedia, frutto del fatto che nelle prime tre partite abbiamo fatto solamente 2 punti, e quindi siamo alla ricerca della continuità, che è l'unica arma che abbiamo per risalire qualche posizione in classifica. La nostra inerzia in questo momento era positiva, bisogna vedere se abbiamo la mentalità per ripartire da dove avevamo lasciato. Io sono uno che nelle considerazioni è molto materialista, la Fiorentina l'anno scorso è arrivata avanti al Napoli e quest'anno è avanti al Napoli in classifica, quindi lo scudetto lo dovrà vincere la Fiorentina. È giusto che i tifosi abbiano i loro pensieri, i loro sogni, ma poi noi facciamo un altro mestiere, quindi ci dobbiamo estraniare da tutto anche in positivo. Dobbiamo rimanere quelli eravamo prima, nel bene e nel male. Sai, io abito a 15 km dallo stadio di Firenze da 50 anni, quindi è chiaro che non è un avversario come tutti gli altri. È chiaro, una partita mi farebbe grande piacere la mia squadra facesse una grande figura. È chiaro, in questo momento probabilmente c'è entusiasmo e la Fiorentina è prima in classifica e il pubblico risponde alla grande. Mi piacerebbe domani San Paolo fosse un inferno. Ma Lorenzo si è allenato a parte fino alla seduta di mercoledì, poi da mercoledì è rientrato in gruppo, sta abbastanza bene, è chiaro ha perso qualche allenamento, però mi sembra che sia a disposizione, insomma. Secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento e mi piacerebbe avere sempre un baricentro il più alto possibile, è chiaro poi che ci sono dei momenti in cui questo non è possibile, però noi bisogna avere sempre la testa a pensare di migliorarsi. Ma mi è piaciuto il fatto che la squadra è molto più umile e molto più predisposta al lavoro di quello che mi aspettavo dall'esterno. Io penso che non siano mai gli allenatori gli uomini decisivi alle partite. Gli allenatori possono fare qualche danno in qualche situazione. Poi però in campo ci vanno giocatori. Higuaín è sempre stato qui, fortunatamente, ha fatto un buon ciclo di allenamenti anche dal punto di vista fisico. Mi sembra in un momento di grande applicazione, di grande convinzione, e quindi spero che quello decisivo domani sia lui.